Allora, quando nasce il mercato della terra? Noi siamo a Milano da più di 2 anni oramai e avevamo come prima sede Largo Marinai d'Italia. Poi per dei problemi legati all'agibilità del posto ci siamo spostati qui alla fabbrica del vapore, che è una sede piuttosto piacevole dove ci auguriamo di ripetere il successo di Largo Marinai d'Italia. Le persone hanno risposto bene in questa giornata? Sì, noi avevamo un numero significativo di persone nell'altra sede, abbiamo visto molte facce di nuovo qui a questa edizione. Noi siamo un mercato anche che ha un carattere locale, portiamo le verdure del territorio del Parco Sud a Milano. Il mercato è un centro di vita sociale, la gente si incontra, fa degli acquisti, beve un bicchiere di vino e ci aspettiamo che diventi un momento, un appuntamento interessante per tutto il quartiere. Siamo della Cascina Lassi di Cerrolambro, siamo in questa nuova location del mercato della terra. Per il momento ci sembra una buona giornata, c'è movimento, le persone sono interessate alle nostre produzioni e speriamo che anche le prossime edizioni siano numerosi i clienti che vogliono assaggiare i nostri prodotti. La prima volta le persone ce n'è qualcuno a meno perché non lo sanno, da là avevamo i clienti già fissi, qui verranno in seguito quelli fissi. Si trovano parecchi prodotti che sono sicuramente buoni, di qualità, e trovo anche l'ambiente che mi piace, e ho imparato negli ultimi mesi soprattutto a cercare dei prodotti che siano di una qualità superiore. Vedo che si sta gustando uno yogurt alla pesca, ecco. E intanto volevo sapere se è la prima volta che partecipa al mercato della terra oppure lo seguiva già da tempo. No, sono un vecchio aficionato, nel senso che da quando è partito lo seguo, ma ci conosciamo. Con alcuni si è stretto un rapporto, non dico d'amicizia ma di fiducia, perché insomma, ci si conosce direttamente, si parla, si chiacchiera di quello che si compra e quindi è una situazione ideale per poter fare la spesa. Vedo che ha comprato assolutamente, qualcosa. Assolutamente, asparagi cantello, pane ottimo, cosa abbiamo preso? Ah sì, naturalmente il dolce, cioccolato puro e mozzarella di bufala, in pratica tutto quello che serviva. Siamo con la vicepresidente dello Slow Food Lombardia, la signora Daniela Rubino, buongiorno. Buongiorno, e allora abbiamo visto che comunque nonostante il trasferimento del mercato della terra, la gente ha risposto bene. Il mercato della terra effettivamente risponde ad una esigenza molto pronunciata, soprattutto in una città come Milano, di avere prodotti di prossimità a prezzo giusto e in un ambiente che sia almeno gradevole e piacevole, e noi pensiamo di aver offerto questo. E cos'è lo Slow Food Day? Oggi insieme al Mercato della Terra a Milano festeggiamo lo Slow Food Day qua, in realtà però ci sono altre 300 piazze in Italia nelle quali questa iniziativa, che cerca di sensibilizzare le persone ad una diversa concezione dell'approccio al cibo. Sono diventata socia dello Slow Food e quindi seguo i vari mercati. Ma frequentavi il mercato della terra anche quando si trovava in Largo Marinai d'Italia oppure no? Ci sono andata una volta, sì, sì, sì. Non ci andavo spesso perché è un po' scomodo da casa mia, però insomma adesso che sono qua è più facile per me. Siamo un'organizzazione che si occupa essenzialmente del territorio lombardo, soprattutto milanese, lavoriamo sull'indigenza. Oggi stiamo sponsorizzando qui un progetto che si chiama Adotta un Nonno, un progetto molto valido che dura tutto l'anno, soprattutto durante l'estate, quando con il grande caldo moltissimi anziani indigenti non hanno cibo, non hanno acqua, si trovano da soli ad affrontare l'emergenza caldo. Thank you.